Ciao, bentornati sul canale. Quindi questa è la ricetta filippina dei maccheroni dolci. Quindi la prima cosa che si fa, si mette il tipo di pasta maccheroni a bollire per circa 15 minuti. Quindi nella pasta aggiungono dei canditi di noce di cocco, cioè una cosa mai vista. Quindi diventa una cosa dolce, cioè pasta dolce, raga. Ok, e quindi qua invece c'è il mango, poi della frutta che c'hanno qua, questa è la noce di cocco, questa bianca, vedete? Questa è noce di cocco, quindi il mango, la papaya, poi canditi di varie specie di frutta esotica, diciamo. E poi aggiungono... Ah sì, latte condensato praticamente per fare una specie di gelatina, cioè che diventa una specie di crema gelato di pasta, una crema gelato di pasta, una cosa mai vista. Quindi se voi avete visto la pizza con l'ananas, quando vedete questo cosa pensate? Perché qua è normale mangiare la pizza con l'ananas. Quindi questa sarebbe la famosissima ricetta filippina, i maccheroni dolci, cioè la pasta dolce. Dalle nostre parti qualcuno ci mette la Nutella, ma qua è proprio un pasto che diventa un gelato. Capito? E per i filippini è una cosa squisita che fanno ai compleanni e alle feste. Quindi aggiungono la noce... Ah, la maionese. Maionese, dolce, sweet. Nutmeg. Questa sarebbe una particolarità di maionese leggermente dolce. Quindi è un agro dolce questa ricetta. Quindi si aggiunge dell'ottima uva passa che viene proprio dalla California, che è una specialità squisita che non avete mai assaggiato. E poi si aggiunge la crema condensata. Cream. Che ciao, quindi diventa una specie di tiramisù un misto, perché praticamente i filippini gli piace mischiare le varie culture, perché è un popolo che da tanti secoli ha influenze da varie culture, tra Spagna, Asia, comunque Cina, Giappone e adesso anche Italia, perché sono molto amici degli italiani. Quindi se vi piacciono queste ricette esotiche, iscrivetevi al canale, io vi faccio anche la traduzione di qualche parola che non avete mai sentito che viene dal filippino, perché io sto imparando anche il filippino. Quindi al prossimo video, ciao!